hi everyone. Allora, stasera sono qui per mostrarvi la mia summer night routine, soprattutto dei primi di agosto, perché questo video è stato registrato, a dir la verità, un po' di tempo fa, ma prima sigla. Allora, insomma, i primi giorni di agosto avevo deciso di prendermela un po' con comodo, con calma, quindi la sera diciamo che la dedicavo a YouTube fondamentalmente, sia a guardare video che a registrare video. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete che io carico video su YouTube dal 2011 e da quando avevo praticamente 19 anni, adesso ne ho 27, quindi YouTube, creare video, soprattutto montare video, la parte di montaggio è sempre stata la mia passione più grande. Durante l'anno non riesco a dedicarci tanto tempo, però insomma adesso durante le vacanze davvero ci dedico comunque una parte della giornata, uno perché vabbè ho tutta la giornata fondamentalmente per me, sono da sola e poi mi tengo compagnia, e poi perché per me diciamo il canale è sempre stata una cosa molto importante, una passione grandissima, ma soprattutto perché è una cosa che mi sono creata da me, senza l'aiuto di nessuno, senza lo sponsor di nessuno, senza pubblicizzarmi, e credetemi che ne vado tanto 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 fiera. Ovviamente la pecca è che si sta tante ore davanti a un dispositivo e già tutto il giorno, comunque anche solamente quando studio ci sto già tante ore, però vabbè, insomma, pro e contro sempre. Ovviamente dopo aver cazzeggiato e dopo aver montato video arriva la parte tra virgolette un po' più noiosa, in cui devo ovviamente riordinare quello che ho lavato a mezzogiorno, insomma dopo il pranzo. Io sono fatta così purtroppo, soprattutto adesso che sono da sola mi sono un po' riscoperta sotto questo punto di vista, nel senso che avere le responsabilità, gestire la casa è diverso quando comunque tra virgolette vivi con mamma e papà, no? Però mi piace, cioè nel senso comunque questo mi preparerà per un futuro neanche così tanto lontano, ma sicuramente molto vicino e prossimo, dell'andare a vivere da sola o comunque dell'andare a convivere. Se non esco la sera per andare a allenarmi e andare in palestra, di solito mi alleno a casa. Se mi seguite su Instagram, e se non lo fate, andate a farlo, mi chiamo Beauty Nerds in Pills, diciamo che di solito lì sono molto più aggiornata. In questo periodo sto seguendo appunto questa guida di allenamento che si chiama The Body Buff Method, ho ripreso da poco, l'ho dovuta anche riarrangiare questa guida di allenamento perché più che altro ci sono tanti esercizi dove si sforza tanto il ginocchio e mi dà fastidio sinceramente, a volte mi fanno veramente male le ginocchia. Una volta che mi sono allenata, di solito il mio allenamento non dura più di 30 minuti, ovviamente riordino il tutto e così, insomma, inizio a preparare la cena. Quella sera, all'interno di queste clip, io ero uscita, però non avevo filmato, insomma, il fatto che fossi uscita con due miei amici. Però avevo cenato a casa con gnocchi alla romana, ovviamente io quando cucino devo sempre versarmi o un po' di vino rosso principalmente, perché mi piace tanto il rosso, o una birra. Devo dire che pur non essendo una cuoca ad hoc, perché credetemi, a me non piace tanto cucinare il salato, mi piace di più cucinare i dolci, cioè per i dolci proprio ci dedicherei tipo le giornate intere, però col fatto che adesso appunto vivo da sola mi arrangio, e alla fine mi sono un po' tra virgolette riscoperta che non sono così male come cuoca, non sono bravissima, però non sono nemmeno pessima da dover buttare la roba, ecco. E poi ho scoperto di recente con Marco che gli gnocchi alla romana, perché quelli io li facevo al forno, ma fatti in padella vengono ancora meglio, perché sono tutti croccanti abbrustoliti. Buoni, buoni, buoni. Sì, io a volte ci metto anche il burro dentro, ogni tanto ci sta, non è che è una cosa che io faccio sempre, però ogni tanto ce lo possiamo permettere, ecco. Ovviamente c'è anche la porzione di verdura che ci deve essere sempre. Mi sto sforzando tantissimo ultimamente perché col fatto che sto da sola, a volte se compro troppa roba poi va male, quindi tendo a non comprare troppa roba, il problema è che poi mi ritrovo col frigo vuoto, eccetera. Però qui appunto mi stavo tagliando dei pomodorini, dei cetrioli che in questo periodo mi sta andando matta, e comunque li trovo molto estivi, molto freschi. E voilà, la cena pronta! E ovviamente per tenermi compagnia di solito ne approfitto, insomma, o per guardare qualche video su YouTube, dei vlog, dei due canali principali che seguo, Ok Baby,
e it's Judy Life. Ovviamente poi devo lavare tutto perché io la mattina se vedo casino, se vedo cose non lavate, vado, cioè sclero. Doccia. Ovviamente, vabbè, non ero tornata tardissimo quella sera e una volta a casa, che Marco appunto era uscito dal turno perché lavorava quella sera, mi sono messa appunto su FaceTime con lui prima di andare a dormire. Ultimamente lui è super infognato con il suo nuovo iPhone XR. Nel senso, lo capisco perché anch'io all'inizio, quando ho appena preso il mio primo iPhone 6, che ero a New York, ero anch'io super infognata. Diciamo che adesso anche col nuovo iPhone l'ho un po' riscoperto anche grazie a lui in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Quindi la mia serata si conclude così, se siamo tra virgolette a distanza. Ragazzuole, allora, è l'una e un quarto letteralmente di sera. Niente, diciamo che questa qui è una un po' delle mie classiche serate, se magari non mi vedo con Marco. Mando tanti baci, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Fate i bravi. Io vi mando tanti baci. Alla prossima! Oh,